Il momento di due tunnel infallibili, parte seconda. Ok ragazzi, questi erano i due tunnel che tratteremo oggi. Ma soprattutto chi vede il video spaccherà poi il suo avversario. Dunque ragazzi, partiamo con il primo step del primo tunnel. Primo step consiste nel sollevare la palla da terra con la punta del piede forte, bloccandola in mezzo alle ginocchia, in questo modo. Molto semplice. Lo step 2 consiste nel portare la gamba debole in direzione della gamba forte, cercando di far cadere la palla sulla punta interna del piede forte, in modo tale che vada in direzione dell'altro piede, così. E adesso è il momento di passare al terzo e ultimo step. Quello che noi dovremo fare una volta che la palla è andata al nostro lato è riportarla velocemente col piede debole indietro e infilare il nostro avversario sotto le gambe col piede forte. Noi infiliamo, sì, ragazzi. Esatto. In un secondo glielo buttato! Step 1, blocchiamo la palla in mezzo alle ginocchia. Step 2, la facciamo cadere sulla punta interna del piede forte. Step 3, mentre la palla sta scorrendo al nostro lato, la riportiamo con il piede debole velocemente verso il forte ed eseguiamo il tunnel. Questo tunnel è abbastanza complesso all'inizio, quindi onde evitare di farmi soffiare il pallone dal mio avversario che è Gunther, io mi sono... Esatto, me lo stavo per soffiare ragazzi. Io ho difeso la palla, ho messo il mio corpo tra lui e il pallone, poi ho fatto lo step 1 e mi sono girato per trovarmelo di fronte. Ok ragazzi, adesso è il momento di spiegare il mio tunnel, ovvero quello che lo usate a 11 se siete veramente dei king, perché chi ci segue è già un king di base, di partenza. Questo tunnel è molto semplice ed è anche molto efficace. Andiamo a analizzare il tunnel, o meglio vivisezionare il tunnel. Vivisezioniamolo in 3 step come sempre. Bravissimo. Abbiamo l'avversario che viene a bloccarci, difendiamo la palla e ci portiamo in profilo all'avversario. Il primo step sarà questo, di metterci in questa posizione davanti all'avversario. Il secondo step sarà quello di fare un passo con il piede debole davanti alla palla in questo modo. E mentre facciamo questo passo, con il piede forte, agganciamo la palla di collo. Ok, quindi sarà questo. Da. Da. Una volta agganciata in questo modo la palla, passeremo al terzo ed ultimo step, ovvero salto, porto la palla con il destro in avanti, scorre, l'avversario vede che sto partendo quindi parte con me, aprirà le gambe e io con il piede sinistro andrò a concludere girandolo, cambiando direzione, pam pam. Quindi step 1, difendo la palla. Step 2, porto avanti e sinistra, aggancio. E 3. Bene ragazzi, anche per oggi purtroppo è finita. Iscrizione diretta per il mio tunnel. Like diretto per il mio. Direi che è tutto, alla prossima. Bella guys.